Buongiorno a tutti! In questo video voglio farvi un elenco di cose che molto molto spesso si fanno ma che sono un errore tecnico del make-up. Un errore molto molto comune è quello di applicare il fondotinta, non importa se con le mani, spugnetta, pennello, ma di non passare la cipria al di sopra subito dopo. Molto spesso si applica direttamente il fard al di sopra del fondotinta. Questo non si fa perché il fard va a fissare il fondotinta, quindi molto spesso non riuscite più a sfumarlo perché si è appiccicato tutto e manco con i pennelloni riuscite a sfregarvi e a sfumare il fard. Quindi prima fondotinta, cipria e poi il fard che scivola sulla cipria e si sfuma. Un altro errore che si tende molto molto a fare, anche diciamo purtroppo grazie a YouTube, è che ho fatto anche io in passato, perché comunque io ero senza aver fatto trucchi, senza aver fatto corsi di make-up, facevo anche io, riproducevo anche io make-up sul web. È lo scotch qui per fare rialzamenti. Questo è un errore veramente, diciamo, mostruoso, perché storpia gli occhi se non mettete ovviamente lo scotch dritto in entrambi i lati, ma cosa principale, diciamo che il rialzamento non sta bene a tutti, soprattutto chi ha il viso molto lungo, rialzare lo rende ancora più lungo. Quindi vi consiglio, fate un po' più di pratica con i pennelli e di allungare più verso l'esterno, ma mai troppo verso l'alto. Lo so che è un po' difficile, perché è difficile, però lo scotch tende a fare poi anche l'effetto, diciamo, riga, che è veramente molto molto brutta. L'eyeliner è un punto cruciale, perché molto spesso ho visto in giro che non si applica nella parte iniziale, ma solo da metà occhio fino all'insù. Ma un altro errore che ho notato tanto con l'eyeliner è che non si fa la codina. Attenzione, la codina non sta bene a tutti, quindi se cade l'occhio io capisco che la codina non va fatta. Però diciamo che nella parte finale va sfumata, quantomeno va stemperata, non è che si interrompe improvvisamente, zac. A meno che comunque l'eyeliner deve fare una riga estremamente sottile, quindi stiamo parlando più di un'intensificazione infracigliare, quindi una matita, un eyeliner solo, diciamo, sulla riga e basta. Quindi vi consiglio appunto di applicarlo prima di tutto dalla congiuntiva fino alla fine, poi casomai sfumate o rialzate. Un altro errore che ho visto tantissimo tantissimo fare, ma è veramente un errore all'ordine del giorno, è applicare i rossetti cremosi senza matita. Che cosa succede? Succede che il rossetto prima di tutto dopo un po' va via, perché la matita trattiene il rossetto, quindi molto spesso il rossetto sbava, gli angoli della bocca subito vanno via. Insomma, io vi consiglio sempre di mettere una matita contorno a labbra, che sia, attenzione, adesso entra un altro errore del make-up, una matita molto simile al rossetto. Molto spesso vedo appunto questa cosa, matita scura, rossetto chiaro, purtroppo è una cosa anni 80 che continuiamo a portarci dietro, ma no. Quindi matita magari applicata anche negli angoli della bocca e poi rossetto. Esistono in commercio già da tantissimo, ma hanno avuto un boom esagerato negli ultimi anni, le matite bianche per l'interno della rima. Le matite bianche danno un effetto manga, un effetto troppo finto, quindi vi consiglio di utilizzare invece che le matite bianche, non le matite manga, le matite bianche, le matite burro, perché danno questo stesso effetto, diciamo, di ingrandimento, di schiarimento della congiuntiva se magari ce l'avete arrossata, però senza essere finte, quindi meglio burro. Le sopracciglia, un'altra cosa che vedo tanto tanto in giro e che molti clienti mi fanno notare che non riescono comunque a fare, sono il riempimento delle sopracciglia e proprio il disegnarle. Molto spesso si ricade nell'errore di utilizzare ombretti che non sono specifici per le sopracciglia, quindi tendono a sbavare, tendono ad andare via, tendono a essere troppo rossi, perché le matite per le sopracciglia devono essere un po' più grigiastre, a meno che non ci sono capelli rossi veri e propri. Troppo fitte, molto spesso sono quasi nere, cioè mettono questa matita per le sopracciglia nere perché è di moda, perché magari si vedono meglio, non lo so perché si fa,
però molto spesso vengono nere, molto fitte, molto dense, oppure magari stroppiate, cioè tolte tutte questo filino nero così. Le sopracciglia contano tantissimo, ragazzi, veramente, cioè fanno il 70% del viso, basta avvicinarle che vi allungano tutto il viso oppure vi restringono il naso, ma allargarle veramente succede un casino, quindi prima di tutto curate le vostre sopracciglia, quindi non strappatele a caso, ma poi non definiteli con prodotti non idonei e con appunto ombretti o robe simili, quindi fate un po' più attenzione, perché le sopracciglia sembrano una stupidaggine ma contano tanto. Gli ultimi due errori che diciamo vedo in giro che vi consiglio di non fare sono i colori molto perlati sulle palpebre non più giovani. A questo proposito vi rimando al make-up che indosso oggi, perché è un make-up diciamo un po' più anti-age con degli accorgimenti che ho fatto, quindi vi rimando lì. E poi una cosa assolutamente da non fare per tutti è questo fard a pomello, perché sul web si dice sempre si sorride e si mette il fard qui. No, assolutamente no, è un errore da fare che si fa molto spesso. Perché? Perché il fard qui va esclusivamente sulle persone che hanno il viso troppo lungo, quindi dobbiamo andare a orizzontalizzare, quindi ad accorciare il viso, ma il fard va messo diciamo in maniera un po' più correttiva, quindi diciamo nella zona zigomatica, in questo modo. Se volete fare un'azione un po' più correttiva, se volete invece fare appunto mettere il fard come se fosse un fard naturale, perché viene proprio dalle gote, rossore appunto come dice la parola, ci sta a metterlo un poco poco sulle gote, ma mai effetto Heidi, cioè deve essere una cosa proprio sfumata. Quindi questa è l'ultima cosa che, non lo so, mi è venuta in mente tra gli errori che si fanno molto spesso. Voi scrivetemi giù nell'info box se avete in testa qualche altro errore o magari qualche domanda da farmi, se pensate che state sbagliando in qualche modo nel vostro make-up quotidiano. Spero di essermi espressa bene. E niente, io vi mando un grosso bacio e buon trucco a tutti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!